Il conferimento della laurea in legge honoris causa nell'Indiana e le manifestazioni di cordiale simpatia dei suoi elettori hanno avuto infatti per Eisenhower appena il carattere di una pausa prima del volo alla volta del Giappone, dove le manifestazioni di protesta per il suo arrivo stanno diventando addirittura minacciose. Quando i cancelli della residenza del premier Tichy stavano per cedere agli strappi delle corde, la polizia è intervenuta a disperdere la folla, che ha reagito con lancio di sassi e altri oggetti. Manifestazioni sono state pure organizzate dal sindacato ferrovieri, che ha chiesto per voce dei suoi esponenti lo scioglimento delle diete, all'ospedale di Osaka e alla città universitaria di Nagoya, che ha visto riunirsi insieme nella protesta studenti e insegnanti. Stando a dati approssimativi degli osservatori politici, circa 6 milioni di persone sono state abilmente mobilitate dai partiti di sinistra contro il patto nippo-americano e soprattutto contro la politica del primo ministro Kishi. Davanti alla sua residenza, studenti socialisti e operai di sinistra hanno iniziato la danza del serpente, che li ha portati fino all'ambasciata americana.